Ci sono due amiche che si incontrano dopo tanto tempo e si mettono un po' a parlare. Allora la prima gli fa all'altra: ah, ti vedo bene, ah, sei tutta abbronzata, ma che hai fatto? Bah, guarda, non me lo dire, fa, mio marito mi porta ogni fine settimana in un posto bello, pensa, una volta siamo stati alle Baleari, l'altra volta siamo stati a Positano, pensa, la settimana scorsa sono stata a Rapallo. Ma quella gli dice, guarda e fa, beata te, a me guarda mi basterebbe pure solo una volta andare a Rapallo perché è sempre stato il sogno mio. Fa, ma scusami, no, ma tu a tuo marito quando gliele chiedi queste cose che ti dice? Ma quello appena gli chiedo magna una cosa, un'altra, se ne frega, perché, cioè manco mi guarda tra un po'. È perché tu sei stupida, gli fa l'amica, perché tu queste cose gliele devi chiedere nel momento di maggior piacere. Faccio un esempio, no? Tu stai con tuo marito, no? A un certo punto lo prendi, lo massaggi tutto, lo spogli, arrivi sotto lì, quando hai il suo coso vicino alla bocca, gli fai la domanda, no? Capito? E lì lui non ti può dire manco di no, anzi. Ma dice l'amica, a me sembra una buona idea, quasi quasi ci provo. Allora, la sera stessa, arriva il marito a casa, stanco. Caro, com'è andata la giornata di lavoro? Ma così un po' de merda. Va bene, vieni, ti faccio rilassare 5 minuti. Allora lo prendo, inizio a spogliarlo, massaggio, e il marito tutto contento, no? Ma vieni, mettiti comodo qua sul divano. Allora si mette comodo, lei intanto inizia a scendere, abbassa i pantaloni, arriva, lo spoglia, arriva proprio lì davanti, gli fa, caro, che ne pensi di Rapallo? E il marito se la guarda fa, e perché mocchi i peli in te piace?